E buonasera a tutti, eccoci tornati al Salotto del Bonfri, decima puntata. Stasera abbiamo una band, non sono tutti ma sono due su quattro, giusto? Due su quattro, okay. E abbiamo, io ci dico, gli anima, sembra veramente una roba, anima mia, una cosa del genere, sì, non so com'è, gli anima, i de anima, non so com'è. Gli anima, va gli bene? Anima, gli anima è perfetto. In questo perfetto. Gruppo che propone musica ovviamente di un certo spessore metallurgico, metallo, insomma. Stiamo parlando di metallo, in metal meccanico. Un po' di metallo ogni tanto ci vuole, fa bene alla salute, bisogna sempre ascoltare del metallo perché si parte dal metallo. Meno chi suona la chitarra, chi bene o male il genere rock metal è quasi, sì, siamo lì. Sempre uno tra i primi, se poi ci si addolcisce. Esatto, sì, sì, però ogni tanto il Remember to Metal viene sempre fuori. Oh, sì. Comunque presentiamo questa band. Di nome e cognome, dove abitano, scherzo, basta il nome. Allora, io sono Nicolas, cantante e bassista degli Anima. Io sono David, sono suo fratello e sono la chitarra accompagnamento e qualche volta solista degli Anima. Qualche volta, penso avete un altro chitarrista. Beh, giusto? Possiamo salutare. Esatto, no. Allora, anche innanzitutto salutiamo Domenico Malerba, che è il chitarrista solista, diciamo. Esatto. Ed è il padre fondatore della band, quindi noi lo chiamiamo il capitano. No. E Michele Polidori alla batteria. Bene, ragazzi, allora, voi avete fatto un disco, ovviamente. Sì. Avete appena fatto un disco, poi dopo ne parleremo, ovviamente. E questo disco è uscito in che data? Allora, la data precisa non mi ricordo, ma tra maggio e giugno del 2019. Quindi non è... già qualche mese. Sei mesi, sì, circa che è uscito. Poi, ovviamente, è disponibile in tutti i digital store. Dappertutto. Parleremo bene di questo gruppo. Parliamo subito del genere, perché metal è molto generico, perché ci sono tante sfaccettature, ovviamente. Voi vi classificate metal, poi? Ma noi diciamo che ci siamo collocati nell'alternative metal. Sì, alternative, ok. Alternative è un po' sempre la scusa su sì, sì, viene sistema alternative. Tutto, esatto, io quindi... mi siedo lì, perché in realtà noi abbiamo un sacco di influenze varie ed eventuali, e quindi diciamo che arriviamo a miscelarle un po' tutte, no? Quindi ognuno butta dentro il suo. Certo. E alla fine cosa fai? Alternative metal, perché quello che viene fuori è quello. Ma sì, alla fine, no, infatti io ho ascoltato non tutto il disco, alcuni brani, però sì, mi sono venute in mente veramente tante cose, tra cui, ecco, come sonorità, come modo, non so se li conoscete, poi magari diciamo, questo cosa sta dicendo? I Free Kitchen. Oh sì, li ho sentiti. Sì. Cioè, alcune cose mi è venute in mente perché li ho ascoltati tantissimo. Poi loro erano in tre, però comunque. Beh, sì. Non so, sento tante influenze in realtà, però diciamo anche il tuo modo di cantare, insomma, ho sentito un po' quella vena lì, un po' sporchina, sì, un po' effettivamente che a me piace da matti, quindi insomma. Quindi... Sì, beh, un po' sporchina è mancanza di tecnica la mia. Quindi... Però ognuno fa quello che può. Ma sì, vabbè, comunque è uno stile, insomma, a me piace molto come stile. Bene. Quindi bene, quindi 2 su 4 abbiamo detto, ovviamente salutiamo gli altri componenti della band che se ci stanno seguendo magari potete lasciare un commentino, scrivete pure, e vi voglio subito ricordare questa cosa qua, che da stasera, almeno per quanto riguarda il Salotto del Bonfri, le dirette saranno sempre trasmesse nella pagina di Life is Live Network e le troverete in differita nel canale YouTube di Life is Live Network, e ovviamente anche chi segue la mia pagina troverà sempre la condivisione della diretta direttamente nella mia pagina. E niente, ragazzi, fra un po' mandiamo un video e vi chiedo subito di spiegare un po', perché mi avete già spiegato, ovviamente io vi rompo subito le scatole. Allora, cos'è questo, cos'è quello, cos'è quell'altro, insomma, però giustamente lo raccontiamo al nostro pubblico. Making of, il titolo era lunghissimo, forse ho accorciato il titolo, di sì. Allora, è il Making of di Perspective from Eternity, okay. Che è il nostro album, e quindi il making of è quello che è tutta la fase di realizzazione di quest'album, sì. Che abbiamo prodotto da Luca Pretorius al Kaboom Studios, quindi già lo salutiamo, okay. E lo ringraziamo, perché lo vedrete nel video. E quindi c'è tutto il lavoro che ci sta dietro. Sì, è un po' il dietro le quinte della registrazione dell'album. Esatto, quindi c'è un buon cocktail di un po' di tutto. Sì, quanto, esatto. Così andiamo subito a sentire cosa ci offrono gli Anima. Perché gli Anima, non so come altro dirlo. No, avete pazienza. Anche noi diciamo così, quindi è a posto. Bene, bene. Ok, e salutiamo anche il nostro regista Alle, che è sempre dietro a smanettare fra 200 cose. E se siamo pronti, possiamo andare con Making of. Il titolo che è Perspective from Eternity. Okay, il mio è Wanagana Rock and Roll, quindi è meglio che lo dici. Ah, beh, sì. Ok, vai Candom.
parto da... The Carte in Falls, ce la fai? Vai! Ma non è che hanno un quarto d'ora? Molto bello, molto metallo, questa cosa ci piace perché ovviamente bello, bello, bello. Bravi ragazzi. Grazie mille. No, adesso poi ovviamente vi voglio poi sentire, cioè bravi, registrati. Sì, infatti suonare, quello cioè, è il trucco. Ci arriviamo. Certo, quello è il trucco. È il barbatrucco. Esatto, no, beh, il salotto è bello perché si suona, fondamentalmente cioè, sì, la musica infatti. Va sempre suonata. Però no, certo. Beh, il bel lavoro, poi mi piace molto. Mi fa tornare anche il ciofine, non che sia vecchio, ma insomma, quando suonavo queste cose qua, non, in realtà non suonavo cose così... così pesa e brutto, non è vero, cioè pesa sempre in senso buono, eh. Ma qua ci sei, c'è un po' quella vena progressive che a me piace, sì, tanto, sì, in esatto. Questa canzone, che io cerco di buttarselo dentro sempre perché a me piace molto, ma... quella è la sua influenza, ecco. Mm-hmm. L'influenza che da lui è quella, senza dubbio. L'altro chitarrista, Domenico, lui è nato col trash e morirà col trash, va avanti trash, quindi non è... Ah, beh, infatti io ho anche diversi allievi che fanno cioè mi piace proprio il trash e c'è questa cosa, cioè loro, cioè, hanno quello in testa, cioè sì, è difficile, sì. Di ma proviamo a fare anche... No. Dopo un po' lo vedi, poi fanno comincia, sì, sì, va sì, bene, la mitragliatrice ha vinto sempre. Poi sai, non è infatti un caso che le due canzoni che portiamo qui stasera in acustico si potevano mettere in acustico perché erano quelle che forse ci ho messo le mani un po' più io. Sì. Perché quelle dove fa lui probabilmente non... Cioè ti stanno dicendo su perché sei troppo peso. No, insomma. No, no. Anche perché e lui è obbligatorio, non potrebbe non esserci. Di fatto forse la canzone più riuscita è quella in apertura di questo album. Sì, è quella che ha dato più risultati. Non... Ed è tipicamente di Marchio Dome, quindi esatto. Cioè, no, vabbè, è sua, è la canzone più trash dell'album, diciamo. Quindi. Sì, no, sì. Comunque però miscelare queste influenze... Per me è sempre molto bello, è un sì. Po' un laboratorio. Vabbè, no? È una delle cose più belle perché comunque ti porta a creare uno stile, perché quando vieni anche da generi un po' diversi insieme crei l'amalgama e viene fuori comunque un risultato, sì, sì, sì. È sempre molto bello. Poi dopo noi siamo molto amanti anche del grunge, del tipo Alice in Chains, bello, sì. E quindi quei chiari scuri, quei puliti, sì, quei, sì, insomma, a noi piace sperimentare un po' così, poi prendiamo quello che viene, gusti.
Beh, direi che quello che viene si è sentito. Bene, insomma, bene. No, noi siamo soddisfatti adesso. No, no, è bello, no, beh, ma io sono contento, diciamo, che ci siano gruppi che si danno veramente così tanto da fare, perché è bello, sempre, poi soprattutto che si mettono in gioco facendo pezzi propri, che è la cosa più bella, sì, in assoluto. Sì, sì. Perché purtroppo sappiamo benissimo che in Italia soprattutto bisogna, se non vai di cover purtroppo arrivi, sì, fino a un certo punto. Però chi ha coraggio e si butta è da apprezzare veramente tanto. Soprattutto con un genere che in Italia è ci fa fatica a proporre, certo, certo. Però lo fate, quindi siete sì, qua poi belli pronti. Noi abbiamo la nostra filosofia, che comunque non dobbiamo arrivare da nessuna parte. Noi andiamo a suonare, ci divertiamo, cerchiamo di portare a casa più risultati possibili. Però di fatto sappiamo benissimo che questa è una passione, vogliamo che resti tale, perché secondo me quando la musica si fa con la passione e non con i numeri, diciamo, è lì che si sente la musica, al di là del genere, perché poi certo. Però se oggi si guarda la musica su Instagram, sui follower, sui like, secondo me quello che ne perde è proprio la musica stessa. Sì, diventa, no? Una questione di numeri, poi non è una questione di... Sì, sì, certo, poi ovvio che, cioè, diciamo che le abitudini sono cambiate, le abitudini, perché tipo io quando ero più giovane, che c'era molto, questi generi andavano tantissimo, cioè per dire, sì, quando è uscito il crossover, bene o male, che comunque un genere che può essere anche quello di diverse sfaccettature, altro che certo, alternative, nel senso... Sì, sì. C'era un boom comunque, che poi magari venivamo degli, tipo io parlo degli anni, fine anni 90, inizio 2000, no? Nel senso, cioè, lì c'era veramente un cambio radicale, però tornava sempre alla fine il suono, tipo faccio un esempio, i Limp Bizkit, cioè, certo, sì, stato il i periodo... Korn, insomma, esatto, cioè è tornata questa sonorità, perché è tornata, perché prima c'era Rage Against the Machine, insomma, c'è, sì, non sì, è sì, che c'è, prima non c'era niente. E cioè, secondo me se proposta anche in un modo intelligente, cioè bisogna, ovviamente è sempre bello puntare che ci sia la gente a guardare un concerto, certo. Beh, certo. Perché certo, diciamo che guardare un video su YouTube di una cosa del genere è bello vederlo sotto un palco, non beh, so certo, come dire. No, infatti, sì, credo di sì. Poi, no, infatti come diceva anche lui, uno dei nostri segreti sicuramente è proprio l'andare prova dopo prova e non avere grosse ambizioni, e prendere quello che arriva, e fino adesso ha pagato, perché fondamentalmente stiamo facendo più live di quelli che pensavamo di fare, e il CD è piaciuto più di quello che pensavamo. Ma voi dovete partire voi siete contenti, no, della vostra musica? Assolutamente. Allora, assolutamente, andate tranquillamente. Poi ovvio che ogni album, quando fate più album, dite ah, questo qua, ma qui, dopo Mariano, ma qui magari forse era meglio fare, ma qui è sempre così, cioè, sì. È giusto che sia così, perché quella è la voglia di fare, lo spirito di iniziativa, certo, e il creare sempre cose nuove, cioè quando il cervello gira, insomma. Esatto, ti porta a migliorarti, no? Sì, perché alla fine certo, ci sono le riscritture, c'è il pezzo che però, che quindi alla fine poi quando ti riascolti scopri cose, degli errori, delle cosine che magari non ti piacciono, esatto. Sì, potevi pensare magari di renderlo più efficace. Cioè, secondo me alla fine lavorare sui pezzi propri è davvero, tra l'altro, davvero figo. Un paio di cose le abbiamo addirittura cambiate, in quanto partitura di chitarra l'abbiamo cambiata anche in studio. Cioè, almeno le canzoni che ho registrato io, ci siamo accorti ascoltandole che non andavano d'accordo con la parte di basso o non erano ben armonizzate, e le hai cambiate lì, insomma. Questo l'orecchio di Pret ci ha fatto tanto, beh, abbastanza. Che ringraziamo e salutiamo ancora Luca Pretorius, che è un orecchio. Che è un orecchio. Noi abbiamo dei badili, lui invece è, insomma, lui ci ha dato una mano grossa ed è venuto fuori un bel lavoro, quindi. Sì, sì, infatti. Ma tante volte succede, ovviamente, per chi, insomma, adesso questa è una cosa che sto per dire un po' più tecnica, però nel senso l'arrangiamento funzionale della canzone, c'è cioè, tante volte è il motivo per la quale magari ascoltiamo un disco e non capiamo chi è uno e chi è l'altro, sì, sì, semplicemente esatto, perché non fanno cose diverse, non le mescolano come si deve, e quindi il risultato, per quanto tu sia anche un po', sei un bravo fonico, sa sempre quello, sì, senso, sì, quindi, esatto, cioè, quindi deve partire ovviamente da voi, ma questo succede studiando, ovviamente, cioè. Insomma, c'è un insegnante che è un piccoglione, vabbè, no, però è la verità, cioè, è... Sì, sì, certo. Però è una cosa che poi tante volte, appunto, per dire, io vi faccio degli esempi su di me, ma ovviamente è giusto perché magari ho qualche anno in più, ma se non voglio fare quello espertone, capito, no, rompi balle, semplicemente, cioè io ai miei allievi dico sempre registratevi e riascoltatevi, perché è la cosa fondamentale, perché magari arrivano convinti di aver fatto una roba fatta bene e mi dispiace anche doverli smontare però, cioè, sì, è ovvio che dici capisco, sì, bello, però magari ok, fallo adesso, li registro, li faccio riascoltare e dicono cavolo, quella nota lì non va bene. No, è importante. Quindi no, sì, e fare, e questo vale anche quando uno fa un disco, no? Cioè, quando vai a fare un disco, meno male, riascolti delle cose e in bozza ovviamente dici ma sai che quella chitarra lì fosse meglio fare in un altro modo.
è sempre così, perché è il riascolto, perché voi siete dietro gli strumenti, suonate, esatto, siete carichi, è una percezione diversa, fuori sì, ovviamente ascolti in un modo diverso, diciamo, sì, le cose, però no, questa cosa qua è una scuola che vi troverete sempre a dover fare no, sì, ma anche nelle sale prove, proprio quando tu suoni, sì, e così non riesci a capire, anche perché poi normalmente, specialmente per i chitarristi, è a gara chi ha il volume più alto, quindi esatto, c'è un casino incredibile e non senti bene quello che sta succedendo, quindi certo, non sì, sì, il batterista dietro che ti copre qualsiasi cosa, sì, perché esatto, delle salette piccole, quelli sono anche i volumi della sala prove, esatto, sì, sì, i volumi delle sale prove che ammazzano il cantante generalmente. Bene, allora parliamo un po' anche di, diciamo, prima di entrare proprio, abbiamo visto già un qualcosa per quello che riguarda il disco, però andiamo a approfondirlo anche con le canzoni live ovviamente, però partiamo un po' da prima. Tu sei nato cantante o nato bassista? Né uno né l'altro. Io nato, perfetto. Io, né uno né l'altro. Io sono nato chitarrista, poi un incidente che non sto qui a raccontarvi mi ha un pochino limitato l'uso di un dito, e quindi sono passato al basso, che avendo meno accordi, non è che non ha gli accordi, perché tanti dicono il basso non ha gli accordi, ma invece ce li ha, ma meno, e quindi insomma lavori più sull'orizzontale rispetto che sul verticale, quindi combinavo meglio. Tutto grazie a Domenico, che è il nostro capitano. Lui ha detto: dai, prendi un basso, su, vatti a comprare un basso. Cioè, era un ordine, mi ha detto: vatti a comprare un basso, metti su un gruppo. Questo 7 milioni di anni fa. E dopo varie vicissitudini ci hanno portato ad aver bisogno di un cantante. Quindi mi sono fatto avanti con risultati. Oddio. Succede sempre che canta il bassista, però. Cioè, spesso. Sai, io conosco tanti gruppi, ma anche il mio primo gruppo avevamo trovato un cantante, ma poi è andato via. Alla fine il bassista, quando facevi i cori, sparava tantissimo. Fa: ma canta te, prova a cantare. Ed è un bassista. Certo, certo. Capita spesso questa cosa qua. Invece tu nasci chitarrista. Io ho fatto il percorso esatto contrario al suo, perché io, essendo suo fratello minore, suonavo quello che passava al convento. Quindi lui ha portato a casa un basso, io ho cominciato a suonare il basso. Vabbè, certo, sì, sì, ci sta. Ho fatto un mio gruppo con amici, con cui siamo amici ancora adesso, ovviamente. E poi sono arrivato al punto che il gruppo si è sciolto e io in casa da solo, a suonare da solo, il basso sentivo che mi limitava un po', ecco, suonare da solo. Quindi ho venduto il basso, ho comprato una chitarra e ho cominciato a suonare la chitarra. E poi loro hanno cominciato subito in tre e sono rimasti in tre per un po' di anni, non so. Sì, dal 2011 al 2015, diciamo, 2016, poi è entrato. Poi sempre per Domenico, che ha sempre voluto il secondo chitarrista. Trescione, perché lui è il thresher, cioè una chitarra e basta, quando lui da solo la dinamica, capito? Ha voluto sempre. E quindi lui c'è, cioè, tipo, ne moriva di questa cosa. Lui ha voluto sempre il secondo chitarrista e alla fine mi hanno provato e, siccome ho degli agganci interni certo, familiari, mi hanno dovuto tenere. È un raccomandato qualcosa. Tenere, basta. Io ho un fratello batterista che è più grande di me. E quando io non suonavo, che lui suonava, io lo seguivo sempre nei suoi gruppi. Lui faceva tutti i drentiate, tutte cose facilissime, sì, ovviamente. E quando io gli ho chiesto di suonare con me la prima volta, perché sai, io suonavo da poco, io ho cominciato anche tardi, 17 anni ho cominciato, quindi ho detto: dai, vieni a suonare. No, perché tu sei più indietro. Questa roba qua non me la scorderò mai, però è bellissima. No, in realtà secondo me era anche un po' per il fatto di: fatevi le ossa voi, poi se c'è bisogno. Capisco il rapporto fraterno di musica, che è bellissimo, quindi c'è, cioè, è una cosa molto bella. Quando è fratello batterista con tanta roba, Dumaron. Però nel senso, per il resto è vero. No, beh, comunque adesso leggiamo anche un po' di commenti, perché qualcuno vi dice che siete grandi. Voglio andare a vedere chi è, perché sono cieco. Sì, sono amici e parenti. La Laura Garapini, la conoscete? È la mia ragazza. Va a posto. Siamo parte, no. Ringraziamo, perché la copertina è una sua foto. Esatto. Ah, bene, infatti prima avete detto cominciate già a ringraziare, così se no ci identifichiamo subito. Bella. Allora, la Laura Garapini, che ha fatto le foto sia le nostre, la nostra foto del gruppo, che penso sia all'interno, nell'ultima pagina del libretto. Sì, sì, sì. E la copertina, che è una foto, vabbè, rielaborata, però comunque la foto è sua. Poi c'è Elia Albertini, Lollo Borghi ha fatto altre foto che abbiamo visto nel making of. Abbiamo voluto mettere anche le foto, quelle originali e quelle ritoccate da noi, perché secondo me era giusto far vedere appunto le foto originali, no? Perché un fotografo dice, cioè, noi abbiamo chiesto il permesso, perché giustamente un fotografo, diciamo, la foto è personale, no? È come un musicista una canzone, ok? Quindi noi gli abbiamo chiesto se potevamo
modificarle secondo il nostro artwork. Esatto. E però era giusto secondo noi mettere anche quello originale, quindi ringraziamo anche lui. Lollo poi c'era Eli Albertini, che l'avete visto nel video, che era quello che aggiustava la chitarra di Domenico, meccanico. Che è un liutaio, Albertini Guitars, che fa strumenti pazzeschi, quindi da vedere anche quelli su Instagram. Seguite le pagine su Instagram. Esatto, sì. E poi direi che se ci scordiamo qualcuno mi dispiace. Vabbè dai, veramente che corso d'opera. Scusate, vai. Giusto, la Alice Tenegi, che è una nostra amica di casina, perché dovete sapere che il mio inglese è molto scolastico, lei invece è laureata, e quindi tante cose, diciamo, nel testo mi ha bastonato, perché io gli mandavo il testo, mi diceva: ascolta, ma è giusto questo qua? No. E quindi giustamente lei mi metteva a posto un po' le cose. Diciamo che avete anche un bel team. È una bella schiera di persone che lavorano. Assolutamente, assolutamente, sì. Che ovviamente sono fan prima di tutto, ma che certo, si stanno a fare. Sì, fan amici. Sì, il nostro è il gruppo degli amici di sempre. Sì. Beh, ma quella è bellissima sta cosa. Quindi... Cioè. È veramente bello. Ah, poi Lenji che canta nella canzone. Lenji, che saluto, che la conosco anche io. Lenji che ha voluto cantare. Adesso inviterò anche le Snay Up prima o poi. Devo invitare troppa gente. No, veramente. Lui, soprattutto anche a Reggio Emilia. Voi, vabbè, siete. Comunque siete Reggio Emilia anche voi, siete dalla montagna, base. Ma siete comunque sempre di Reggio Emilia. E ci sono veramente tantissimi gruppi. E tra tantissimi Modena, gruppi validi. Sì. Tantissimi gruppi veramente in gamba. Perché mi vengono in mente solo gli Injury. Riccardo, Sassi. Wallachman, un gruppo clamoroso, davvero. Sì, vai. Davvero bravo. Gli ho fatto un suono un tot di volte, poi li conosco Riccardo, insomma, li riconosco, cioè, li conosco un po' tutti, insomma, bene o male, anche per un gruppo storico. Sì, anni, quindi, e anche lui ha fatto delle bellissime cose. No, ma il bello è che comunque ne sono nati anche nell'ultimo periodo ne nascono comunque tanti, perché io vedo anche su nella montagna, tra virgolette, quando ero più piccolo io c'erano già tanti gruppi, però comunque dallo scioglimento di alcuni gruppi ne sono creati altri. Io vedo quando ci siamo sciolti noi, io sono andato a suonare con mio fratello gli Anima, e uno dei due chitarristi ha fatto un altro gruppo, si chiama Growing Flow, e sono molto bravi anche loro, e anche loro hanno svoltato genere completamente, e anche l'altro chitarrista ha svoltato genere completamente e ha fatto un gruppo che si chiama Where Stars Collide, penso. Oh sì, Aldini, esatto. Quindi salutiamo anche lui, molto bravo a suonare. E quindi insomma c'è sempre un ricambio, nessuno appende la chitarra al chiodo. No, ma poi vi dico, visto che parliamo di Appennino, diciamo così, c'è io insegno al Merulo a Castelnuovo Monti. Sì. E abbiamo fatto un evento sabato perché abbiamo due classi al momento, che è quella di canto e di chitarra. Diciamo si sta riprendendo un po' quello che è il percorso moderno. Certo. All'interno comunque del conservatorio, con dei corsi liberi organizzati dal Teatro Bismantova. Praticamente noi stiamo cercando di creare integrazione tra i ragazzi, no? Quindi li abbiamo portati su al Fortino, che saluto, sono veramente dei grandi, e loro organizzano anche concerti, insomma, con diversi anche musicisti. Cioè, ci va spesso il batterista di Morandi, dei Rio, e il chitarrista di Tozzi. Insomma, fanno diverse cose anche in questo locale, di dove livello. Si mangia anche molto bene. Quindi se interessa. Ci siamo stati, è vero. Loro organizzano anche quest'estate, per dire, l'altra sera abbiamo fatto questo evento che è andato molto bene. Ci hanno proprio chiesto anche di fare un evento con la scuola in una serata a giugno, dove volevano proprio chiamare band emergenti. Quindi sicuramente si possono creare tantissimi canali, e quindi, e perché no, magari anche noi di Life is Life Network possiamo anche partecipare a qualche evento per aiutare appunto i ragazzi anche che hanno più emergenti, che fa musica originale. Quindi che penso che sia questo un appello che io sto facendo alla radio, cioè, io dico noi di Life is Life facciamo queste cose sempre, musica miseria. Propria poi sempre bisogna fare bravo. Cioè, io devo poi tacere, perché ovviamente devo fare anche quello, ma diciamo, se vuoi fare questo nella vita devi fare anche quello. È il prezzo da pagare. Non è che non è divertente, ovvio, non puoi fare solo quello, perché quello ti veramente ti smonta. Cioè è bello a un certo punto creare, fare, è bello suonare. Io ho anche dei tributi, c'è un contributo ai Toto che io lo faccio per prima cosa di passione, perché mi piacciono i Toto. Certo. Quindi però ogni tanto ovviamente c'è, quando si può fare roba originale la si fa. Voi se fate questo, continuate su questa strada, ma ve lo auguro tantissimo. Noi soffriamo molto nel anche provarle le cover, da un po' di tempo che
diciamo, mettiamoci tre cover in tre o quattro cover, perché se ti chiedono uno show più lungo che tu non riesci a coprire con 10 pezzi, ci butti dentro due o tre cover. E non ci riusciamo. Cioè, una volta la proviamo, e no, poi. Sì, perché la cover. Poi la volta dopo ricominciamo a fare la nostra roba. Perché vabbè, tu, ma tu cerchi di impersonalizzarla la cover, no? Cerchi sempre giusto di non fare un copia incolla. Ma hai fatto. Però, se tu hai un certo stile, diciamo, mm-hmm, cerchi sempre la cover di renderla tua. Sì, sì, non giusto tu di adattarti alla cover. E questo non è sempre facile. Cioè, quindi. Sì, cioè, ma poi vedo anche proprio. Siamo più svogliati quando c'è da fare la cover. Vabbè, ma va benissimo. In saletta, ragazzi, uno va in bagno, l'altro alle macchinette. Io fumo. Va benissimo. No, no, guarda, io vi appoggio completamente. Cioè, se potete, se ogni tanto, se potete stravolgere la cosa, stravolgetelo. Cioè, fatela veramente vostra. Cioè, perché è giusto così. Cioè, suonare pezzi degli altri non significa essere dei cloni degli altri. No, certo, fa un tributo. Esatto, infatti. E voi, siete, cioè, voi siete voi a suonare. Quindi, prendere per dire lo stile del vostro. Prima canzone dell'album, sì, e farci una cover che anche magari nasce pop dance anni 80, per dire, ma fatelo. Sì, cioè, sì, mi viene sì in mente anche, vabbè, di prima, non degli anni 80, però i Bee Gees con Stayin' Alive. Io sento delle versioni rock metal, sì, sì, meravigliose. Parlavi dei Giotto, cioè, prima. Ho visto un video di alcuni ragazzi che fanno Africa in stile tipo doom metal, scurissima, sì, sì, di una sì, cattiveria inaudita, però davvero meritava. Quindi ho visto l'altro giorno una cover di Fly Me to the Moon di Frank Sinatra fatta metal. Sì, sì. Che ti metti a ridere, però è... No, se volete ridere veramente, ma questo lo dico a voi anche a tutti quanti, cercate il video di Louis Armstrong What a Wonderful World metal version, cioè, sotto sentite il suonare metal, ma lui canta normalmente. Lui avendo una voce comunque da grossa, molto un po' sporca, sì, sì, no, ci presta, fa fine morire da ridere. È bellissimo. Quella è una cosa divertente, però ce ne sono tanti. Anche un altro, sempre per rimanere in tema di risate, poi vi faccio suonare, ovviamente sono di come questo parlo, andate a cercare Enter Sandman Smoothie Jazz Version, cioè lui che canta con la sua voce, ma sotto c'è un arrangiamento smooth jazz ed è una figata. Andate a sentire. Ma anche perché sotto suona da paura, cioè non è che dici mamma che è una cavolata, certo, no, c'è della gente che suona sotto, cioè, immagino, anche per fare jazz non no, infatti non ci vogliono dei principianti. Bene ragazzi, allora vi faccio suonare. Cosa ci suonate? Presenta che mi preparo. Va bene, allora, mentre lui si prepara, allora, noi abbiamo riarrangiato un paio di canzoni, dato che noi di acustico non avevamo nulla, e abbiamo riarrangiato un paio dei nostri pezzi che si prestano un po' di più perché sono un po' le ballate, no? Mm-hmm, diciamo, certo, un po' più che ballate, i più lenti. Questa si chiama Angie, che tra le altre cose è la canzone dove la Angie Prati ci ha dato una mano, mm-hmm, cantando le ultime strofe, quindi ringraziamo anche lei, quindi abbiamo ringraziato tutti. Bene, io mi tolgo dalle scatole. Io prendo il microfono. Perché la ragazza immagine, sono brutto, non posso farlo. Vi lascio agli anima, ma che ciuffo. Yeah. Trying to find a way to say me goodbye. Sitting on the edge of her empty bed. All those memories could hold her back. It's not easy, it's a pain, cause I won't. Raised and drew the lines with you inside. And after all, we're only words to read and heart that decay.
But in the corner of your room you fall from the edge and you are still ashamed. She's like a corner star that shines no more, linked by an endless thread to my world. It's at the bottom, memory and nothing is gone. No joy will flickering in her eyes. Who rests you right now? Enjoy the silence around you. What's the word on the window pane? He might be staring directly at you. In silence, the somber corner of your room is blossomed and okay. But nobody saw it. It will shine in a beauty for no one. I lost the leader. She is a ground. She is a nourishment of my sprout. She is my moon and sun. Hidden in the races is of her heart. And there's a way to get out from that room and live again. She is still my ray of light. Bravi ragazzuoli. Grazie, grazie. E comunque, ecco, vi faccio subito sapere che appoggia la chitarra lui, tranquillo. Pare, appoggia pure, tranquillo. Suonare i vostri brani, visto che avete vi siete proprio preparati anche, diciamo, questi brani un po' in versione acustica. Sì. Com'è suonarli in acustico? Lo chiedo prima a voi, poi vi dico la mia. Allora, giusto sabato scorso, quando ci siamo trovati, abbiamo detto che effettivamente alcuni brani che si possono prestare alla versione acustica sarebbe una bella variante. Ti fare un Anima Unplugged, no? Bellissimo, e infatti e quindi stavamo cercando di integrare anche una seconda chitarra e magari di convincere l'altro chitarrista. Vabbè, ah, giusto, Thrasher. Thrasher. Beh, gli dite di guardare il Live Unplugged dei Megadeth. Assolutamente, è allucinante. Infatti, ma l'avrà già visto sicuramente. Però insomma, no, secondo me, no, beh, è stato secondo me ci sta molto bene. Cioè, i pezzi, sì, quando riescono in acustico, riescono sempre in qualsiasi salsa. Cioè, secondo me, beh, questa è la mia visione. Cioè, tutti i miei pezzi sono nati con la chitarra acustica e la voce, poi c'è tutto il resto, diciamo. Però, secondo me, quando il pezzo riesce ad avere quell'intimità lì con la chitarra e la voce, e ha raggiunto il suo obiettivo, non so come dire, cioè, sì, credo anch'io. Tra l'altro, i due arpeggi degli arpeggi che ho fatto stasera in quel pezzo qui di Anci, penso di averli inventati proprio con questa chitarra qui, con l'acustica. Beh, se certo, non ricordo male. Comunque, sì, a me piace molto. Avevo anche preparato per questo album qui, quando ci mancava l'ultima canzone, che poi è stata The Noblest. Ed è, sì, stato un bene che non abbiamo scelto quella. Sì, però avevo preparato una. Avevo preparato una canzone in acustico con una cordatura aperta e quindi qualcosa di particolare. Però in effetti anche loro mi hanno fatto notare che stonava un po' col resto dell'album, quindi che era proprio la classica ballatona, no? Sì, cioè, in acustico questa può sembrare una ballata. Cioè, può sembrare, è di fatto una ballata, no? Però in elettrico ritornello in distorto, sì, ritornello due in distorto, pezzi in distorto, insomma, cioè, sono più ha un tiro più diverso, più consoni a quello che era l'album. Le ballate sono le più difficili da fare, credo anch'io. Sì, in effetti, anche sì. Se sai, quando devi fare con poche cose esatto, ti deve venire veramente qualcosa di che rimanga.
manga, non so come dire. Anche se... sono le cose più difficili. Infatti, sai, fare tante note, una scarrellata, le fai, è tecnica e meccanica. Ma certo, quando devi metterci il resto, è il gusto. Quelli sono cazzi. Quando si dice la nota da un chilo invece, esatto, che un chilo di note, no? Esatto, sì. No, infatti. È il gusto che salta fuori. Secondo con me, con lenti, se fate un live unplugged, ne spacca, è bello. Cioè, se riuscite a creare, comunque, cioè io qua ci sento bene il basso e anche una batteria un po' più minimal, sì, ovviamente con uno stile più acustico, e anche una seconda chitarra che magari non penni solo in giù, ma che, insomma, che... sì, 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 esatto. No, che sappia suonare, ecco. Ma sì, vedrai che se vuole lo fa, dai. No, cioè, no, anche perché poi comunque poi gli assoli li puoi fare anche con l'acustica. Anzi, no, infatti, prendi la classica, ascoltati al Di Meola un paio di giorni e qualcosa ti viene. E poi smetti di suonare la chitarra. No, no. Esatto. C'era quel chitarrista, oddio, non mi ricordo il nome, fa quella tribute dei Pink Floyd, del, sì, di una band di Pink Floyd che sono i Pink Nass. Ah, Pink dove c'è Gio Bortazzo, dici? Bravo. Quello di Bermuda. Quello dei Bermuda. Tanto, qua stiamo parlando. Io li ho visti tante volte, ma sono fare un... impressionanti. Sì, 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 lui gli ho visto fare un solo di Comfortably Numb, sì, con sì, l'acustica. Sì. Che avevo tutti i peli dritti, sì. Aveva la pedaliera Roland con tutti i suoni vari, sì, e c'aveva, sì, sì, cioè, riusciva a fare una Stratocaster con l'acustica. Con l'acustica. Ma io i Bermuda Acoustic Trio li conosco molto molto bene, e, cioè, conoscevo molto molto bene anche Lele, grandissimo chitarrista, e anche il figlio Fremonti, molto bravo anche lui. Insomma, era un gruppo impressionante, li ho seguiti per tantissimi anni, sì. E poi dei Pincass, io qualche settimana fa ho avuto qua Ilia Garutti, che anche lui suona con loro, perfetto, sì, che è chitarrista di Morandi, che anche lui suona ogni tanto, va a fare serata anche con loro. Ma beh, alla fine ci si conosce sempre un po' tutti, dai, certo, il mondo è piccolo. Poi parlavi di Carpi prima, anche Nicola Smerzi conosci? Non di persona, però sì, sì, cioè, nel senso di Carpi, di anche lui qua, sì, sì. Io poi vivo cioè da poco che vivo in quelle zone, però mm-hmm, comunque sì, insomma, la scena. Anche quella è una zona piena, anche la scuola di musica sono molto belle. Assolutamente, no, assolutamente. Noi abbiamo trovato di recente una band, gli Against Storm, che salutiamo. Anche loro sono di quelle zone, cioè tra Correggio, Carpi, insomma, mm-hmm, le prime montagne modenesi. Una band davvero, davvero, ne sentirete parlare, secondo me. Davvero sono, bravi. E poi sono oltre al fatto di essere delle gran belle persone. Gran belle persone. E poi sono avuto, molto bravi. Abbiamo avuto l'occasione di suonare insieme a loro e avremo l'occasione di suonare ancora, perché il prossimo live lo facciamo con loro. E ci troviamo molto bene anche con loro, sono ottime persone. Sì. Bene, beh, li inviterò molto volentieri, cioè. Sì, sì. Non ci sono problemi. Stiamo facendo un po' pubblicità a tutti, tranne che a noi stasera. Ma non è vero, è, cioè, voi siete qua, esatto, siete già la, cioè, no, ma è bello quello che è bello Anima, questo, Anima, eh, deve non solo noi quattro membri, ma tante molto... persone, la riuscita di tutto, quindi noi tendiamo a non scordarcene, cioè è carino perché comunque ci sono tante persone che si sono sbattute, si sbattono e si sbatteranno per che... noi, sì, sì, è lodevole questa cosa che fate, cioè, io l'apprezzo tantissimo, cioè, bravi, cioè, già per questo per me siete il top, quindi no, davvero, cioè, bravi. L'unica cosa che mi sento di dire è ai vari locali: rispondete alle mail. Ma adesso inviterò qualche gestore no, di locale. Dimmi di no, però rispondi. Vabbè, ma lì è una storia lunga. Si fa la fatica. È una storia lunga e io adesso sto contattando qualche gestore, ovviamente locali di miei amici, gente che conosco, però mi piacerebbe anche tramite, appunto, chi conosco, mi piacerebbe fare un tavolo dove si parla del perché, per come, per quando, insomma, perché le solite motivazioni che leggi, che senti, sono tutte cazzo, cioè, nel senso, sì, cioè, ci sono tanti modi per poter lavorare e poter ricreare quello che è sempre stato, avere tanta musica live. Quindi no, c'è... anche perché è ovvio che un gruppo come noi è difficile da chiamare in alcuni tipi, siamo di locali, di nicchia, è ovvio che se, sì, vai in un pub e la gente sta mangiando, potresti andare a suonare in unplugged. Esatto. E questo è il motivo per cui ne avevamo parlato anche l'altro giorno. Magari si trova qualcosina di più da fare. Però certo, comunque sono complicati. Però anche lì non vorrei scatturare, no, no, anche perché no, noi siamo un gruppo, secondo me, non lo metal fare. E siamo un gruppo che ci tiene alle performance in elettrico, quindi dal vivo. Quindi magari poi alla tutto fine, quello che abbiamo speso, che esatto, facciamole. E poi no, vabbè, al di là della spesa è anche proprio la passione. Però va a finire poi a fare un gruppo che fa un plugged, che vai a suonare solo in unplugged. No, il quello problema no, è quello. Il problema è che ti trovi poi davanti a una platea di gente che si sta mangiando il panino e che vuole riuscire a parlare con la persona che è davanti, e tu gli spacchi l'orecchio. Ma vabbè, giustamente dipende, loro non ovviamente vogliono. Lì dovete essere anche voi a capire dove poter andare. Infatti. Però io dico unplugged anche perché comunque vi fate veramente le ossa. Lì capite tanto sulle dinamiche. Perché quando avete poco e dovete fare anche tanto,
lì veramente capite come si suona, non so come si dice, ma perché è vero, ma l'ho vissuto anch'io questa cosa qua. Ho suonato tantissimi anni elettrico, poi mi sono trovato anche l'acustica, a me è sempre piaciuta tantissimo, ma quando sei su un palco con l'acustica e cambia tutto, sì. E anche a livello armonico avete poi modo di vedere, capire, anche sentire meglio le vostre canzoni, sì. E le migliorate anche quando le fate in elettrico, cioè sì, sì, è vero, è una scuola. Tra le altre cose, è paradossalmente l'acustico ti perdona molto meno dell'elettrico, perché l'errore in acustico lo senti immediatamente, in elettrico tende tutto un po' ad essere mascherato, no? Beh, sì, che poi però dipende, ovviamente, c'è, cioè, chi ha l'orecchio allenato, però insomma, voglio dire, in acustico sei sgamato subito. Secondo No, però secondo me ogni tanto, non dico sempre, però ogni tanto qualcosina potreste anche proporla, sì, sì. Perché anche se soprattutto se andate comunque in radio, fate delle interviste, cioè se vi presentate così, un ottimo biglietto da visita, secondo me, cioè molto bello. Allora, Daniele Lontani, prima quando parlavamo organizziamo qualcosa con la radio, lui ha scritto partecipiamo alla grande, quindi l'hai detto, ed è registrato, è in diretta, quindi voi siete testimoni, quindi adesso, adesso quando noi faremo la nostra riunione ne parleremo di queste vendozze, queste cose, sarebbe molto figo. E bene, poi ha scritto anche prima, bravissimi, fare inediti dovrebbe essere un must, noi siamo tutti cultori della musica originale, quindi insomma è importante. Allora, parliamo bene di questo album, poi abbiamo già in realtà parlato in mezzo a tante altre cose, però insomma questo album qua abbiamo detto dove è stato registrato, è stato fatto così, però non so, raccontatemi anche qualcos'altro di questo disco, c'è qualcosa in particolare, anche le canzoni un po'... Tipo i testi, immagino che li scrivi tu. I testi o ci sono partecipazioni anche degli altri della band? Allora, io ho avuto il grande onore e privilegio che mi hanno dato carta bianca su tutto per quanto riguarda la scrittura dei testi. Che tra l'altro siamo andati in studio a registrare, che in una ancora non avevamo sentito la linea vocale. Esatto, secondo me era esatto, appunto The Novelist, che forse dopo avremo il tempo di farvela sentire anche live. Non certo. Noi siamo andati, io ho registrato le varie parti di chitarra, abbiamo registrato batteria e il basso e non avevamo ancora sentito la voce perché l'avevamo finita a buco e ancora no. Esatto. Quindi per noi quanto riguarda i testi l'idea e doveva essere un must che dovevamo fare 10 pezzi in questo album, no? Ne avevamo pronti 9 e la decima era strumentale di fatto, cioè il testo l'hanno sentito da CD finito perché era nato alla fine, tant'è che tra le altre cose l'album vuole essere a livello di testi un po' un concept album, no? Mm-hmm. E quello invece è un po' un testo che è ai margini, okay. Quindi è stato fatto proprio in fretta e furia ed è secondo me venuto anche bene, uno dei miei preferiti. Sì, davvero, anche per me. Beh, voi dite, è la bonus track? esatto. Quindi ce la vuoi, la paghi? Ma veramente un no, è la bonus track. Parte dopo 10 secondi dall'ultima canzone, quindi un pezzo fantasma. esatto. In realtà sai, fare un concept album quando non è la tua lingua madre, l'inglese, o lo sai veramente bene, oppure ti perdi un po' per la strada. Beh sì, certo. Quindi, insomma, comunque, dai, i testi, diciamo, sono un po' sul chiaro scuro, no? Perspective from Eternity vuole essere appunto un concept album che parla di un viaggio ultraterreno che praticamente è una vita dopo la morte, e il personaggio principale, non meglio definito perché non ha un nome, praticamente percorre questo viaggio guardandosi un po' indietro in quelli che sono stati gli errori della sua vita e mettendo un pochino su diversi piani quelle che sono diciamo le priorità che si doveva dare, che si è dato, e quindi si accorge che magari le cose come l'amore, come i sentimenti un pochino più puri, diciamo, come anche il tempo e come utilizzarlo, come anche la natura, come anche la terra, e il valorizzare appunto la natura, vengono in primo piano rispetto magari a prima che aveva in mente le cose materiali. Quindi c'è questo chiaro scuro, poi NC e Ghost of a Forgotten Autumn parlano invece di chi è rimasto in vita e che ha memoria di questo scomparso, di questo defunto. E quindi sì, ha dei chiari scuri, però alla fine finisce bene, dai. Cioè, beh, ok. Insomma, fai conto un viaggio un po' dantesco con le dovute proporzioni, perché lui era il sommo poeta, io invece sono un metalmeccanico. Ah, vabbè, quindi, sommo metalmeccanico. Sonno metalmeccanico. Comunque, sì. Quindi insomma l'album a livello di testi ha un po' questo indirizzo, e poi ed è tutta roba sua, quindi non abbiamo mai messo becco.
Cioè, bravo Baglione, bravo. Mi piace scrivere e leggere, devo ammettere che è una mia passione. E dal canto musicale, visto che abbiamo te come... Vabbè, anche lui suona, però nel senso, cioè, tu parlaci un po' della parte musicale. Nella parte musicale le canzoni partono sicuramente dalle chitarre, direi. Uh-huh. Quindi lavorare un po' in sala e un po' a casa per quello che permette il tempo. Di trovare dei riff da cui partire, o quindi insomma, cioè, poi si lavora in sala, li si modifica. E devo dire che 9 su 10 li scartiamo noi stessi, quindi esigenti tra virgolette, nel senso che comunque o ce li scartiamo vicenda i due chitarristi, uh-huh, oppure lui principalmente se li autoscarta, perché è molto autocritico. Però sì, quindi direi che la musica parte, direi, della chitarra, e poi per quanto riguarda le proprie parti, quindi le parti di basso e le parti di batteria, e anche lì le parti di basso siamo abbastanza carta bianca, insomma. Poi ovvio che se uno ha da dare un consiglio, è ovvio che le si dà, però si parte dalla chitarra e poi... Certo. Comunque, come per, penso, tutte le band, quasi tutte le band, nasce prima la musica e poi il testo, poi le parole. Ma dipende, sì. Di quello dipende, su questo genere probabilmente sì, sì. Perché c'è tanta roba, cioè ci sono veramente tante sfaccettature, cioè ovviamente non è il classico magari... pezzo cantautorato, esatto, dove, no? Nel certo, cantautorato certo, magari nasce prima il testo, sì, e poi ci metti una musica sotto, ecco. Però generalmente una band rock e dintorni ha nella musica il personaggio principale, poi alla fine la linea vocale, quello che è il testo, nascono di conseguenza. Però sì, noi lavoriamo sulle chitarre di fatto, cioè le chitarre che costruiscono un riff, una parte che può essere un arpeggio, può essere un accordo, può essere, e dopo poi alla fine, sai, batteria e basso fraseggiano, perché uh-huh, comunque certo, ovviamente la batteria e il basso vanno braccetto, e quindi insomma, e poi rimangono comunque in costante mutamento finché non si arriva in studio, perché poi anche, e poi dopo, anche in studio, dire la verità, si cambia, però in cosa che facciamo prima, rimane in cambiamento continuo. Quindi può essere che dopo mesi e mesi che fai la canzone allo stesso modo pensi a qualcosa che poteva starci meglio e ce lo metti, quindi non... Però sì, grosso modo direi che parte la chitarra. Nascono miliardi di aneddoti, ti vengono in mente mano a mano, simpatici, che certo, potremmo... Tre ore di trasmissione ci vorrebbero, però vabbè. E quando suonate i pezzi dal vivo, cercate di mantenere molto l'amalgama del disco, o cercate di fare anche qualcosa di più o di meno, insomma? Allora, noi non teniamo... Beh, intanto non suoniamo con basi, quindi quello che c'è nel CD noi lo suoniamo. Beh, dal vivo. Beh, siete anche molto genuini, perché comunque non avete siete abbastanza, sì, diciamo, natural. Come penso che l'unico effetto penso sia sul pezzo che canta Lenji in NC. Sì, ha praticamente lei sotto dei cori che non esistono, cioè che sono stati campionati con una tastiera. Però sì, per il resto noi abbiamo un po' questo cioè noi premettiamo che non è che disprezziamo chi usa le basi, no, anzi tutt'altro, perché conosciamo un sacco di band che le usano. Proprio gli Againstor che suonano con noi lo usano. Ma anche gli stessi One Leg Man che dicevamo prima. Sì, ma anche perché quando c'hai tanti suoni, tante cose, ti porti 20 persone sul palco. Noi abbiamo scelto, ed è una nostra scelta stilistica, diciamo che quello che si sente da CD vorremmo riportarlo fuori. Vorremmo perché da CD se sbagli lo rifai, sai, qualche errore lo limi, e quindi sai, fuori, riportare fuori quella precisione tecnica, e anche con la voce faccio molta fatica, però cerchiamo di essere il più genuino possibile, appunto. No, ma anche come i suoni, perché comunque hai dei suoni negli album che sono derivati comunque da qualcosa di digitale, perché noi abbiamo usato del digitale suonare in studio, mm-hmm, quindi non ci siamo portati i nostri amplificatori e cose del genere, e abbiamo utilizzato un amplificatore che era il suono che abbiamo ricavato che ci piaceva, che però di fatto non è il suono dei nostri amplificatori, ma è comunque, insomma, è un suono adatto un po' allo stile, al genere. Esatto, quello che suoniamo comunque è quello che si sente nell'album, nulla di più, esatto, nulla di meno. Abbiamo fatto qualche varie... mi stesse cadendo la chitarra. Abbiamo fatto qualche variazione, per esempio in NC, quella che abbiamo fatto dal vivo, non facciamo un pezzo che è l'ultimo pezzo che è cantato dall'Angie, che essendo comunque avendo una voce di tonalità molto alta, L'Angie ha uno spettro di note clamoroso, lei va a prendere delle note altissime, e io ho scoperto che, cioè noi abbiamo scoperto che cantando l'ottava bassa non aveva più quel tiro, non aveva più quel timbro, no, poi il si pezzo, perdeva in mezzo al suono, quindi esatto, abbiamo deciso semplicemente di cambiare, rifare il di rifare un'altra volta il ritornello, quindi alla fine ci sono piccolissime modifiche, però per il resto non è quello che si sente da CD via, diciamo. Sì, esatto. Bene, bene. Allora, io tra un po' manderei anche un bel videoclip,
Raccontateci. Allora, basta. Allora, dunque, questo videoclip. Allora, questo è stato un live che abbiamo fatto. Non mi ricordo cos'era, il 18-19 gennaio a San Marino, al 24 Club, che è un bellissimo locale. Che ringraziamo, tra l'altro. Sì, assolutamente. E l'abbiamo fatto con gli Against Storm, che vi dicevamo prima, e con i Die Anonymous, che è una gran band. E c'è andato anche il dottor Viossi. Sì, conosco benissimo. Esatto, benissimo. Quindi abbiamo suonato, diciamo, con un musicista, con due maroni così. Vabbè. Il live non è andato benissimo. Non è andato bene. No, dovete dire. No, perché noi siamo genuini, noi vogliamo dire le cose come stanno. No, in realtà cerchiamo un sacco di scuse, però sì, abbiamo fatto il viaggio, abbiamo fatto soundcheck al volo e poi abbiamo pioveva. Noi... quando i musicisti tirano fuori: "Ah, ma sì, c'ho il gatto slacciato, gomito, mi fa contatto col piede". Vabbè, ma no. Sauna. Comunque, cioè... dai, insomma, fuori pioveva davvero, però. Fuori. Mio padre è rimasto chiuso nell'auto lavato. No, vabbè, ascolta, non ti era morto il gatto quel giorno lì? No, niente. Pazienza. Vabbè, suonate comunque, va bene, dai, guardiamoci questo videoclip. Guarda, ero bevuto un po' troppo. Sì, mettiamola così. Vabbè, no, mettiamola che ci ascoltiamo gli Anima. Vai. Permettetemi di presentarvi la band. Questo è David Domenichini alla chitarra 1. Michele Polidori, batteria. E io provo a suonare il basso e provo a cantare. Ci provo. Bene, eccoci qua. Se manteniamo sotto fondo questo metallo sul breakdown, yeah, fa andare la testa, vedi.
Bene, allora abbiamo parlato del disco, mi ha sentito anche un po' di live abbastanza recente, direi. Sì, e sì. Le collaborazioni un po' le abbiamo anche già menzionate in realtà. E c'è qualcosa, non so, che diciamo, qualche lavoro in cantiere, qualcos'altro, avete già qualche altra idea, qualche altra cosa? Beh, abbiamo cominciato, penso, dalla scorsa prova a provare a buttare giù qualcosa di nuovo. Mm-hmm. Proprio per la serie ci annoiamo a fare sempre le stesse. Quindi sì, abbiamo cominciato a fare qualcosina di nuovo. Però anche lì, come ti dicevo all'inizio, viviamo molto la prova. Cioè può essere che la prossima volta invece proviamo. A parte che la prossima non c'è lui, quindi sarà sicuramente una prova alle macchinette. No, sì, in realtà poi comunque il 7, visto che diamo una news, è vero, no, sì. Okay. Il 7 di marzo suoniamo al Fab e Molle in provincia di Verona, è appena un po' su di Verona, quindi in realtà non sappiamo bene il paesino, però comunque il locale si chiama Fab e Molle, quindi potete andarlo a cercare. E quindi sì, magari dalla prossima prova iniziamo a fare un po' la scaletta, provare, fare le solite prove, però l'idea era quella di ritornare a scrivere, a comporre, perché ci manca, secondo me, almeno a me personalmente, ma credo di parlare un po' a nome di tutti, e manca comporre, perché è proprio bello, secondo me. Cioè, mm-hmm. No, sì, cominciamo anche un po' prima, sì, anche se... sì, sì. Bene, bene. Comunque voglio suonare anche uno che si chiama Fab e Molle. Stasera devo suonare al Fab e Molle. Al Fab e Molle. Poi ci sono tante news che noi magari butteremo fuori un po' per volta per quest'estate. Abbiamo un programma abbastanza folto. E dopodomani saremo di nuovo live, sempre in radio. Non so se posso spoilerare la concorrenza. Sì, sì, no, beh, Massimo ti arriverà una busta a casa che non aprire. No, beh, sì, no, si saremo può, si su Radio Attiva Nonantola. E quindi, insomma, anche lì presenteremo di nuovo un po' quello che abbiamo fatto. Sì, sì, salutatemi Marco, mi raccomando. Perfetto, te lo saluti. Infatti, prima ci hai detto che lo conoscevo. Sì, 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 riconosco quindi tutti, sì, la Carolina. Insomma, abbiamo un po' di roba che bolle in pentola. Speriamo vada tutto per il meglio, via. Bene, allora, visto che abbiamo già anche un po' parlato di queste cose, alla fine si parla sempre un po' di visione di musica in generale. Insomma, e voi che comunque fate parte dei gruppi che fanno musica comunque indipendente, musica anche originale, nel, certo, senso, cioè, voi che visione avete un po' della musica? Cioè, anche nel senso, quando vi trovate, parlate tra di voi, cioè, qual è il fulcro? Cioè, quello che esce sempre fuori, anche per non parlare solo di problemi, cioè in generale, però dico, cioè, cos'è che viene sempre fuori, viene sempre a galla da questo punto di vista? I testament. No, però a parte gli scherzi, sì, ne parliamo, ne abbiamo parlato tanto, anche perché quando fai uscire un nuovo album, così sei sui social, sulle varie piattaforme, ci sono arrivate alcune proposte anche, sì, per esempio è stato un approccio, devo dire, a una musica che non conoscevamo, perché comunque ci sono arrivate proposte di agenzie che ti facevano pubblicità sui vari social, su vari Spotify e cose del genere. Una casa discografica si è fatta avanti. Di Bologna, se non, sì, non facciamo nomi perché non è giusto, però, cioè, nel senso, abbiamo declinato l'offerta perché per noi non era molto vantaggiosa, però, cioè, nel senso, quelle magari sono delle dinamiche che giusto appunto noi non conosciamo, quindi, però comunque già si sono fatti avanti, gli è piaciuto il nostro lavoro. Però sì, abbiamo scoperto un po', si è aperto un po' un mondo, perché abbiamo, cioè, ormai si sa che se non sei sempre sui social, se non sei sempre connesso, se la tua musica non è reperibile nei digital store, mm-hmm, certo, nelle varie piattaforme di streaming, oggi non ti sente più nessuno. Mainstream è, sì, diventato, sì, assolutamente, ovviamente, una delle, assolutamente. Noi abbiamo anche una copia fisica del CD, però sì, tra l'altro alcune sono quasi più quelle che abbiamo regalato per farci ascoltare, così, che quelle vabbè, che è da mettere comunque in conto, assolutamente, sì. No, però ci siamo scontrati, tra virgolette, un po' con quello che è la musica oggi, fondamentalmente, perché il modo di far ascoltare musica è, anzi, quasi forse controproducente proprio aver fatto un album. Cioè, tira più il singolo e i vari singoli che l'album, sì. Cioè, è più facile, oltre al fatto che è molto più facile concentrarsi sul singolo, perché comunque dietro non hai da fare un concept, non hai da... Cioè, ad esempio, se avessimo voluto fare il singolo della canzone in acustico di cui parlavo prima, lo facevi e basta. Non hai il problema di dire cozza però con il resto dell'album. Però puoi sempre farlo anche in un secondo momento. Sì, sì, no, poi tra l'altro noi, nella nostra ignoranza, cioè, diciamo, essendo noi dei neofiti per tutto quello che è appunto la digital storing, piuttosto che i vari Instagram che oggi, mm-hmm, sono fondamentali,
sai, adesso se, prima di far uscire un album che noi abbiamo fatto, buttato fuori perché non vedevamo l'ora, devi fare magari prima uscire il singolo, produzione, rendering, sì, insomma hai un po' delle dinamiche da seguire. Noi abbiamo fatto un come po' di si chiamano le prevendite che hanno il nome in inglese, non mi ricordo se pre-order. Ah sì, pre-order. Sì, insomma, ma questo è il primo album per il fisico che fate, avete fatto anche altri no lavori? Però diciamo che è il primo album con questa line up, cioè nel senso abbiamo fatto una demo nel 2015 che si chiamava Inexorable, tra l'altro è una canzone che abbiamo ripreso, riarrangiato e un pochino snellita, messa anche in questo album. Ma lui non c'era, eravamo ancora in una formazione, diciamo una sola chitarra, e quindi non lo teniamo un po' in considerazione. C'è stato una prima bozza di un primo tentativo, ecco, diciamo. Questo è il nostro proprio la prima vera produzione, ecco, quindi diciamo. Avete fatto reset, diciamo così, avete ricominciato un sì, po'. Sì, perché sai, quando ti arriva un altro strumento che poi comunque ha un muro sonoro come la chitarra, ti rendi conto che hai delle possibilità diverse, nel senso a livello proprio di sonorità ti si apre un po' un mondo, quindi anche quando vai a scrivere le canzoni, quando vai a fare certe dinamiche in un pezzo, ti rendi conto che ti cambia anche il modo di lavorare, no? Nel senso, cioè, noi certo. Ad esempio a noi adoriamo le doppie tonalità, quindi stiamo cercando, cioè abbiamo sempre cercato di metterle, cioè, quando hai due chitarre, suonare magari lo stesso pezzo però con due tonalità rende molto. Mm-hmm. Quindi insomma, no, infatti quando sono arrivato io alcuni pezzi, di fatto secondo me i pezzi in cui abbiamo lavorato veramente tutti e quattro insieme, secondo me sono stati 4-5, non... sì, perché diciamo perché che la metà alcuni... dell'album era già pronto. Esatto, quando sono arrivato lui, io Domenico aveva già scritto dei pezzi, loro avevano già pronti dei pezzi, io ho dovuto imparare quelli che e poi riarrangiarli perché comunque e su alcune parti abbiamo trovato delle armonizzazioni, non facciamo le stesse cose, certo. Quindi però secondo me sì, i pezzi in cui abbiamo lavorato insieme sono 5, direi, in 4-5. Beh, comunque sì, alla fine però abbiamo poi rilavorato anche sugli altri, perché certo. di fatto li abbiamo rielaborati tutti, perché quando ti arriva, come dicevo prima, un'altra chitarra, secondo me cambia tutto. Mm. Bene ragazzi, adesso io direi di farvi suonare ancora un po'. Dai, va bene. Va bene. Che pezzo ci fate? Allora, noi facciamo The Novelist, che era la canzone che dicevamo prima, fatta in fretta e furia. E niente, facciamo preparare il nostro guitarist. Così non vi copro la chitarra. Io vi lascio di nuovo in compagnia e degli Anima. Yeah. Sorts of free come to life in a limitless mind, a million miles away starts from a first step to remember leads away from home, a million miles away starts from a first step. A first step to remember, so it begins for me. Thank you.
sailing over the egg, sailing under the stars. The noblest day is made of everything he has read. With his heart shaking, walking on altars, created lands, and any sort of break come to life. In a limitless, in a limitless mind. Yeah. Words contain the spell that moves all time world, and there's no limits if you ever white page to write. And like a sorcerer, your eyes can change a real. I feel the essence stage to find an eternal mind. Yes. Ci stava un'improvvisazione. Ma bravi ragazzuoli. Titana. Mo grazie. Bene, bene. Se riapriamo la faccenda. Allora. Ok. Allora, adesso inauguriamo una cosa qui al Salotto del Bonfri che si chiama il regista domanda. Salve regista. Alle, vuoi fare una domanda a questi ragazzi? La prima domanda. Vai. Oh, siamo sverginati. Esatto. Vediamo cosa rispondete. A prescindere dal vostro genere musicale, il gusto musicale, quale brano vi sarebbe piaciuto scrivere di tutta la storia? E eventualmente modificare secondo il vostro gusto. Io ce l'ho. Comfortably Numb dei Pink Floyd, assolutamente. Per me è un pezzo clamoroso. Per me è molto difficile, perché dipende anche se si intende scrivere cioè se si dà importanza al testo. Ci sono canzoni in italiano che mi sarebbe veramente piaciuto tanto scrivere. Se si parla di musica, Babe, I'm Gonna Leave You, però la versione dei Led Zeppelin. Mm-hmm. Quello penso sia il più bel arpeggio per chitarra. Se si parla di testo, purtroppo sono un gucciniano, quindi o anche De André. Ti direi Incontro di Guccini. Beh, bella questa varietà, però perfetto, perfetto. Bene, bene, vedi che è bello far parlare anche. Faccio anche un'altra domanda. Vai, giusto vai, per sparare sulla croce bianca. Riprenditi, perché sennò dopo sembra che io non parlo. No, no, insomma, faccio tipo la Jalapas Band. Va bene, ok. Metti la tua faccia dietro così. Una foto, vabbè, prossima volta, se ce l'hai. Solo una parola. Voglio vedere i vostri visi. Trap. Ok, avete risposto. Cazzo di domani. Vabbè, sto genere veramente. Io, a me è venuto un lavoro di traschiera. A posto, mi sono ripreso. No, va bene, no, ci sta. Oh, noi rispettiamo tutto. I sogni sono sogni. Se sono rose, fioriranno. Se sono cachi, dico. Se sono cachi, è Killer Lauro. Saranno delle. Dopo entriamo veramente in robe infinite. Sì, si va oltre. Vabbè, bisogna vedere comunque se passeranno oltre alla moda temporanea o diventeranno. Io spero, però non lo so. Speriamo. Vediamo. Sicuramente anche lì, sai, ci saranno artisti che sono quelli diventati famosi, che è un po' come il pop, cioè prende un po' tutto. Ci sono gli artisti che sono veramente grandi artisti, e artisti che sono gente che fa la canzoncina da soldi. E poi sparisce. È pop e pop, però a me fa fatica a paragonare uno come Michael Jackson a una pop star che fa due pezzi e poi Backstreet Boys e poi scompaiono. Cioè, sì, certo. Però credo che ci sia da fare una piccola differenza. Cioè, non sto prendendo le No, anzi, vai. Beh. C'è la trap italiana e la trap americana. Infatti, ma anche nella nicchia italiana, io non me ne intendo, non è un genere che ascolto, ma so che ci sono artisti validi
che fanno trap nella nicchia e che vengono, non passano per le radio, non sono quelli che fanno scalpore perché cantano una canzone trasgressiva a Sanremo, esatto. Però che sicuramente saranno dei buoni artisti, questo non lo so, io non conosco, ma nulla togliere probabilmente anche a quello che abbiamo nominato, perché poi alla fine, cioè, lui è là, quindi forse ha ragione. No, infatti lui è là, quindi ha ragione lui, fino a prova contraria, visto che noi domani mattina andiamo a lavorare. Però però, cioè, nel senso, sì, rispettiamo i generi musicali, ma qualcosa non, torna. Dire che mi piace, no. C'è no, qualcosa non ascolto, andare a casa non, ascolterò trap di sicuro. No, c'è qualcosa che non mi torna. Però avrà sicuramente, insomma, poi se uno ha tutto quel pubblico lì, insomma, immagino che sia. Non possono essere tutti stupidi, cioè, voglio dire, qualcosa l'avrà fatto perché piace alla gente, non ma è, ovviamente c'è tutto un mondo dietro, che anche il fatto di far ascoltare sempre, ecco, un po' come i latini, dai, cioè, ci sono, secondo me sono delle mode, perché comunque il rap per dire c'è sempre stato, cioè, adesso mi viene in mente che Eminem ha fatto l'apertura del Super Bowl. Oh sì, sì, ha suonato anche gli Oscar, che lui è tra pazzesco, sì, cioè, lui è veramente, ma andatela a, c'ha 50 anni, ma andate a vedere quello che fa, no no no, è ancora stra in gambe, la mette veramente in quel posto a tanti, anche assolutamente giovani, proprio, a parte il fatto che ha scritto dei pezzi clamorosi Eminem. Ma anche lì nel rap in Italia ci sono tantissimi rapper, e anche quello non è un genere che ascolto, sì, però e cioè, ci sono rapper come ad esempio Caparezza, a me piace molto. Scrive, Salmo, scrive esatto. Delle cose straordinarie. Salmo, sì. Io, a me piace molto Caparezza perché ci impegna, cioè non. Il rap tante volte è la parolaccia, lui invece è la parola, lui è la lingua italiana che insomma. Secondo me loro hanno la possibilità di prendere in eredità quello che erano i cantautori italiani. Sì, esatto. Quindi di scrivere, esatto. Perché oggi se uno facesse quello che facevano i cantautori non li ascolta nessuno. È sempre fatto di moda. Se probabilmente. Invece loro hanno la possibilità di avere il pubblico per dire certe cose e dirlo nel modo in cui è più giusto. Probabilmente hanno quella possibilità lì. C'è sempre anche da considerare il cambio generazionale. Certo, cioè, assolutamente. No, sì, assolutamente. Poi c'è un filosofo, scusa, filosofo che ha fatto luce su questa cosa, nel senso che ai nostri tempi, io sono dell'81, non sono neanche tanto vecchio, ma neanche tanto giovane, avevamo degli idoli, nel mio caso Freddie Mercury, che era là sopra. Certo, sì. Quindi sognavi un po' di arrivare ai suoi livelli, non ci arrivavi mai. No, è ovvio. Adesso per vendere ti do un prodotto, lo chiamo prodotto, forse in maniera materiale. Poi è quello, quindi. A cui tu puoi riferirti, puoi essere anche più bravo di lui, perché è un prodotto medio-basso livello. Certo. Sì. Quindi danno la possibilità a tutti di essere migliore di quello che stai vedendo. No, ma infatti poi ne parlavo facendo anche così, però abbassando il livello. Vabbè, certo. Certo, esatto. Infatti quello che dicevo prima, che secondo me alla fine va tutto a discapito della musica. Perché siamo in una società dove, secondo me, con i social tutti siamo protagonisti, no? Cioè prima c'era lo scrittore, il musicista, il pittore, il regista, c'era il fuori classe. Adesso siamo tutti un po' dei piccoli fuori classe, no? Quindi alla fine ci sentiamo, abbiamo i mezzi, diciamo, per arrivare ad un certo livello, però alla fine è tutto molto, molto vacuo, quello, cioè, esatto. Un giorno ci sei, il giorno dopo non sei, cioè, e poi è quello unito anche ad una bassissima soglia di attenzione, perché oggi la canzone che va oltre ai 3 minuti non l'ascolta nessuno. Infatti sono stato contentissimo, oltre al fatto che sono un grandissimo fan, ma sono stato contentissimo del vedere che i Tool sono arrivati primi in tutte le classifiche mondiali con un album da 95 minuti con 9 tracce, cioè, ed è stato bellissimo perché è la musica come potevano essere, come era una volta, e la gente non si scandalizzava nel vedere 10 minuti di canzone. Oggi tra l'altro di un livello assurdo, ma perché la gente perché c'è gente che ascolta ancora adesso, certo, la musica, cioè, sì, anche quello che, poi cosa loro che viene a mancare. Hanno avuto tutta la questione di creare la, cioè, anche chi non conosceva i Tool era curioso perché erano 13 anni che non facevano un album, tutti lo aspettavano. Assolutamente, però poi hai creato l'aspettativa, ma la devi confermare, perché se uscivano con un brutto album mettevi la testa sotto la sabbia e non ti facevi più vedere, perché E dopo poi un album come 10,000 Days, perché nel 2006 buttarono fuori questo album qui che era una cosa, si pensava inarrivabile, invece poi hanno. Vabbè, comunque siamo partiti dalla trap e siamo arrivati. No, vabbè, ci sta, ma no, si chiama bello, salotto, no? Anche per questo. No, è bello. Ma comunque, cioè, quello che hai detto è giustissimo anche tu prima, sul fatto che abbiamo tanti mezzi, ognuno ci può mettere, che secondo me ci sta, perché dai opportunità a tutti in qualche modo, tanti anche comunque gruppi mi vengono in mente, poi vabbè, ci sono tanti che fanno video su YouTube stratosferici e poi diventano veramente bravi. I Vulpec, per esempio, fanno funky, ma sono partiti da YouTube. Mea culpa.
Poi ci sono, adesso non mi vengono in mente, sono dei ragazzi che riprendono tutti i pezzi pop da Justin Bieber fino a lì, fanno tutti in una versione un po' fusion, un po' adesso non mi viene in mente, mi viene in mente come si chiamano. Beh, mi sfugge in questo momento. Hanno provato a fare anche qualcosa di loro, ovviamente, adesso. Insomma, però nel senso, cioè, ci sono diversi modi di utilizzare i social genuini, certo, sani, certo, esatto, ovviamente quando poi arriva tanta roba anche un po' così bravo a saturare il mercato, e soprattutto fai anche rompere le balle alla gente di ascoltare quelli bravi, invece andare a vedere quelli sfigati che non sanno fare niente perché fanno ridere, e guardi più quello e poi vai anche a criticare quello che fanno, ma dal momento in cui tu clicchi qua sopra tu gli stai dando qualcosa, esatto, ed è questa è una delle cose più che alla fine noi ridiamo a quello sfigato, però se sfigati anche noi, cioè, gli stiamo dando credito. Si apre il mondo degli haters, no? Esatto, cioè, il mondo degli haters, che è una cosa per me di un patetico, sì, clamoroso. Lì perché... è una ancora peggiore, perché esatto, si crea quel bullismo web che c'è una cosa non ha assolutamente senso, sì, come non ha senso nella vita reale, nel no, senso per... assolutamente. Però sì, è una situazione, cioè noi nel nostro piccolo dobbiamo sempre creare, io lo faccio con una trasmissione, certo, voi lo fate, certo, con... sì, sì, e anche con la musica, ovviamente voi lo fate con la musica, certo, cioè bisogna cercare di spingere quella nicchia ad andare oltre la nicchia, che ci possa essere come una volta il passaparola della musica. È vero, esatto. Creare eventi, farsi il mazzo e far sì che la gente esca di casa, andare a vedere i concerti, perché questo è un problema veramente grosso. Sì, esatto. E siamo noi per primi musicisti a avere la responsabilità, non siamo dei PR, è vero, però abbiamo anche la responsabilità di promuoverci bene senza andare a vedere quello che fanno gli altri, a quelli fanno cagare. Dobbiamo fare bene prima noi, poi dopo possiamo fare soprattutto, esatto, perché a parlare sono bravi tutti. Esatto, esatto, sì, certo. Bene, guarda ragazzi, io vi comincio a ringraziarvi, è stato molto bello, i vostri pezzi anche in acustico io vi confermo che sono molto belli, secondo bene, me beh, meritano grazie, anche una registrazione, qualcosa di interessante sicuramente, e voglio leggervi due commenti di Lucio che dice anima col cuoricino tremolante, e poi dice siete dei compagni di suonata fantastici. Quindi immagino sia qualcuno che suona, sì sì sì, Lucio degli Against All, che dicevamo prima. Ah, no? Ah, ok, no, perché io con i nomi faccio un po' fatica. Sì, sì, no, vabbè, certo. Beh, ricordiamo gli appuntamenti, allora, e i vostri contatti, dove trovare l'album e in company. Allora, l'album è praticamente ovunque. Noi abbiamo i nostri contatti direttamente dalla nostra pagina Facebook, dalla pagina Instagram, che è Anima Metal Music, tutto attaccato. Da lì ci sono tutti i redirect, no? Da Spotify a Instagram. A livello di digital store siamo ovunque, cioè, c'è Spotify, c'è Amazon Music, YouTube insomma, Napster, insomma, se c'è ancora, sì, qualcuno al mondo che usa Napster, c'è in America forse, Apple Play Music, cioè, sì, siamo un po' ovunque, diciamo. E niente, poi a livello fisico siamo il 7 di marzo, quindi tra due settimane, Alfa Bemolle in provincia di Verona. Ok, bene ragazzi, io vi ringrazio. Ringraziamo noi voi per lo spazio. Per lo spazio e per averci invitati. Per la bella chiacchierata, perché sì, è stato molto bello. Ma il salotto è proprio bello, il salotto per questo è figo, ragazzi. Cioè, non è la classica intervista, cioè, oltre all'intervista si va anche proprio a parlare. Non abbiamo davanti una birra, però nel senso c'è. Va benissimo. Dopo, <after. ride> facciamo un after. Dopo ci faremo una birra. Io voglio ringraziare anche Ale, che stasera mi ha anche fatto delle domande. Oltre a essere belle, tra l'altro, belle domande. Belle domande, punti sì, di ho inaugurato bene la cosa, bene, mi piace, adesso farò ancora di più. No, prima o poi lui devo farlo cantare, cioè, prima o poi dobbiamo fare una roba dove proprio arriverà qua davanti e canta e dice, ma quello che è regista, scusa, e poi mi cazzo può fare regista, devo anche cantare un pochino, scusa, Bene, esatto, ragazzi, Anima, mi raccomando, andate a sentire tutte le canzoni, e io vi ringrazio, ci vediamo lunedì prossimo al Salotto del Bonfri. Ciao, ciao. Buonanotte. Buonanotte.